Nuove tensioni al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lo stress dovuto al carico di lavoro che quotidianamente pressa gli operatori sanitari ha di nuovo creato problemi di incompatibilità ambientale tra il personale. Stavolta a farne le spese il primario del reparto, aggredita da un operatore sanitario dello stesso reparto. Un infermiere che al termine di un turno di lavoro estenuante non è riuscito a controllare la stanchezza e lo stress evidentemente accumulato e, richiamato dalla dirigente medico, ha perso il controllo scagliandosi in malo modo su di lei. Sarebbero volati spintoni, schiaffi e pugni ad avere la peggio la dirigente del reparto, che ha dovuto far ricorso alle cure dei colleghi che intanto erano intervenuti per bloccare il collega inferocito. Un clima pesante quello che si vive quotidianamente al reparto di emergenza dell'ospedale Nocerino, con turni di lavoro che diventano interminabili a volte e difficili per le tante emergenze da gestire, per la mole di pazienti che affluiscono. Durante l'aggressione a rimanere lievemente ferito è stato anche l'infermiere, per lui 3 giorni di prognosi, 10 invece quelli per la dottoressa. Della vicenda è stata informata immediatamente alla direzione sanitaria dell'ospedale, che ha avviato un'indagine interna dalla quale sembra possano scaturire provvedimenti disciplinari che potrebbero portare alla decisione di trasferimenti interni per incompatibilità ambientale. Non è escluso che entrambi abbiano pensato anche di adire però le vie legali. È la guerra dei poveri, l'esiguità del personale in tutti i reparti degli ospedali della ASL Salerno crea stress e tensioni che si ripercuotono anche sulla salute del personale, medici ed infermieri. C'è qualcuno che alla fine non regge la tensione accumulata e purtroppo si verificano episodi spiacevoli da condannare, come quello accaduto qualche giorno fa all'emergenza dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, episodi che vanno condannati senza se e senza ma che dovrebbero far riflettere e dovrebbero richiedere un intervento urgente dei vertici aziendali competenti anche negli ospedali, affinché si possa curare i pazienti e lavorare con tutta la serenità possibile, rispettando i parametri numerici del rapporto medico-paziente.